Antonella, buonasera, ben trovato. Buonasera, benvenuto, Lucio. Come va questa sistemazione qui nel chiostro? La cornice sembra un po' più spettacolare. Mi illustri i pannelli che abbiamo sistemato? Questi in realtà andando in senso opposto, perché questa è la fine. Infatti. Idealmente. È l'ultimo girato, partiamo dalla fine. Sì. Questo ce l'avete mostrato gaudiosamente nei luoghi e nelle ore di... Ex amici come prima, il fascino del peccato. Ma tu personalmente, quale di questi ti ricordi? Io quale film? A me piace, diciamo, un film dei primi tempi del cinema, negli anni 20, che si chiama La Suora Bianca, che poi è tratto da una sceneggiatura, da un romanzo di Crawford. Ah sì, sì, La Suora Bianca, sì. La Suora Bianca, che è, insomma, è un vecchio film di quelli... Tra l'altro come romanzo è stato stampato e ristampato decine e decine di volte. Ha avuto anche varie edizioni cinematografiche. Che succede? Lo fa il lavoro, almeno fotograficamente, però è una necessità, perché questo come il pizzo è un piccolo ambiente umido e come tale... Prego. Poi ci sono molti musicarelli anche, poi c'è Leone al sole, poi è un altro Leone al sole, meraviglioso. Positano. Questa manifestazione che avete organizzato ha avuto un successo enorme. Ma non perché il libro ha fatto da trailer, ma anche perché andare nei luoghi e nelle ore del pizzo con il suo ultimo film girato. Io ho avuto modo di essere là, girato turno, le sedie erano tutte esaurite, fortunatamente e felicemente. Ho acquistato il film perché era legato a Panorama. Ma mi è fatto molto piacere vedere intorno a quella fontana questa atmosfera così di gente che vuole, di gente che girava all'interno del pizzo, e seppure sono parlando del pizzo, eccolo qua nella sua magniloquenza. Questa è la terra. Questa è la scena dell'eruzione del Vesuvio. Meraviglioso, lui la riporta perché vi assiste Francis Marion. Eccola qua, la cieca di sopra. Ma queste fotografie sono straordinarie. Mm-hmm. Queste vengono dall'archivio di papà Antonino. Sì. Le ha messe pure nel libro. Sì. Ma a Rouen non esattamente. Su questo ti dirà lui. Suava Gallone, sì, perché il nome già ci porta a casa di Carmine Sorrentino. E senti, ne abbiamo qualcuno dei film girati a Punta Campanella, così per curiosità, la tua Punta Campanella, no? Che tante energie stai profondendo. In realtà c'è qualcosa girato nella Marina della Lubra. La Rossa poi è stato questo musicarello che abbiamo presentato al pizzo domenica, che non ha avuto lo stesso, diciamo, successo. Inadequa, con barche ormai scomparse, lunghe gozze, la storia di questo marinaio. Già qualche annetto fa, la proiezione del film ha dato la scusa perché sono 5 o 6 estate che tra Positano, le Arcidie, Sorrento, il Chiostro, ci stanno abburbando i libri, tanti libri. Che ne pensi? Penso che passeremo felicemente a qualche programmazione di film fatti in zona, proiettati tutti consecutivamente. Ti alletterebbe l'idea? Per questa bella idea. A Gerusalemme liberato, cassa nei pullman che partono per andare a vedere
Dante nelle grotte, Dante nel castello di Arechi, Dante nelle grotte dell'Angelo lì. Venite in mano il quadro classico, non ce li faremmo liberare. Dice, ma studiarlo dal punto di vista letterario, i ragazzi incontrano grandi difficoltà. È vero, te lo leggo negli occhi, viene di me. La Sandrelli. Ah, sì. Ah, meraviglioso sto pannello. Questo è eccezionale. Sì. Questo è il riepilogo di tutti i luoghi. Fantastico. Del cinema. Mancano gli anni, diciamo, di realizzazione del film, ma nell'arco di una cinquantina d'anni, possiamo dire. No, parlo una mappatura, i luoghi e le ore del cinema, meraviglioso. È un punto di partenza, abbiamo messo una pietra miliare, perché sennò loro se ne perde la memoria e poi esce la cruna e di, mentre quasi man mano può essere arricchita. Questi sono i film cosiddetti di cassetta, i film cosiddetti commerciali, qualcheduno di grande successo, qualcheduno di me, ma io so per certo che il tuo papà ne ha una buona serie, una buona quantità di quelli legati alla etnomusicologia, delle signore incontrate con il canto sul tamburo, quando ancora era sconosciuto il canto sul tamburo. Ci sono tutta una raccolta di film girati, poi tutti i documentari, serial, altro, non sono riportati. Quello che è tanto ancora da andare a indagare. Ma già solo questo è una... Ma questi ci stanno tutti quanti nel libro, ci stanno, no? Non tutti, Ma non tutti sono esposti qui, in realtà. Anche questo è la questa è la terrazza, cioè la scogliera del pacco di Vinci. Sì. Il porto della principessa. Quello l'ha girato al Pizzo. No, al Pizzo, a Villa. A Villa Niccolì. Quello là in cui si parlava di Trotsky. No. Sotto il segno dello scorpione. Sotto il segno dello scorpione, sì. Gorky, Massimo Gorky, Luna Rossa, questo qua è stato girato nella casa sul ponte di Savino.